Ciao amici, bentornati nella Guitar Collection. Oggi affrontiamo un restauro davvero particolare e parliamo della chitarra più famosa di tutti i tempi. Ma noi che cazzo ci facciamo qua? Ma tu che cazzo? Amici, non è uno scherzo, noi siamo veramente sul canale di Andy Cale. Io sono Nicolas e io sono Alessio. Noi siamo gli Psycho Killer e oggi faremo un video con Andy Cale. Gli ho dato la mia chitarra devastata e riusciremo forse a metterla a posto con meno di 100 euro grazie AliExpress. Ma adesso sigla. Non temete, non temete, eccomi qui, nessuno ha hackerato il mio canale se non bonariamente. Sì, perché oggi la chitarra ce la facciamo sponsorizzare da una band concittadina. Una chitarra che son sicuro interesserà a molti come progetto, la chitarra più diffusa della storia. E per questo motivo è uno dei progetti che suggerisco all'inizio per restauri, modifiche, per la gran semplicità con cui si trovano i pezzi e anche le numerose possibilità di personalizzazione. Certo, ci sarà molto da fare perché della chitarra allo stato attuale c'è veramente poco. Eccola qui, una Squire Stratocaster Bullet, il modello entry level di casa Squire, ma come qualsiasi altro strumento in grado di racchiudere storie, aneddoti, ricordi da chi magari ce l'ha dalla propria adolescenza. E a tal riguardo scambiamo due parole direttamente con il proprietario per cercare anche un po' di capire come ne è uscita così scuoiata questa povera Stratocaster rossa. Rieccoci qua con gli hacker. In realtà la situazione è un po' più estesa. Loro sono rispettivamente batterista e chitarrista di una band di concittadini, i Psycho Killer. Importante sarà vedere il loro canale per due motivi: uno, per conoscere la loro musica, le loro storie, sono molto sul pezzo; il secondo è per vedere l'altra faccia di questo video, in quanto hanno già pubblicato la prefazione, ovvero qualche aneddoto sulla Stratocaster che vediamo oggi e anche l'unboxing di tutto il popò di roba che è arrivato da AliExpress. Eccoci qua e raccontatemi un po' di questa Stratocaster. Quanti anni ha soprattutto? Allora, la mia Strato è del 2005. Sono entrato da Verde, un negozio di provincia che forse conosci, e l'ho vista lì, rossa, bellissima, poco costosa. L'ho presa e mi ha accompagnato nella prima fase di approccio alla chitarra negli anni d'oro tra i 13 e i 16 anni, dove non sapevo fare una mazza. Quindi onore alla Stratocaster con ormai 16 anni alle spalle circa. E si vedono tutti, tra l'altro, i 16 anni alle spalle, perché a un certo punto la Strato è diventato un grosso esperimento, perché io e Alessio abbiamo avuto un momento in cui ci siamo infognati totalmente del mondo dei kit per chitarra, e in quel momento io ho deciso di scuoiare e togliere tutto quello che si può togliere da una chitarra per vedere come era fatta, perché allora non esisteva ancora il canale di Andy Cale. Ma spoileriamo il finale, perché io, vabbè, da batterista ho però comprato un kit per farmi una chitarra semiacustica che però non aveva i buchi del ponte. Allora sono andato da un liutaio e ho chiesto: ma mi fai i buchi del ponte? E lui mi ha detto: bravo scemo, hai comprato l'unica chitarra per cui non posso fare i buchi del ponte. Non mi ricordo neanche il motivo. Piccola parentesi, non si poteva fissare se non con un poco di biadesivo, perché l'interno della chitarra full hollow è totalmente cavo e quindi non potrebbe fissarsi da nessuna parte. E quindi è finita che il liutaio ci ha mandato a cagare. Esatto. Noi siamo tornati da Verde e abbiamo comprato un'altra chitarra per altro. Esatto, però la tua è rimasta scuoiata fino ad oggi. Sì, esatto. Va bene, io direi che ci diamo appuntamento da qua a una quindicina di giorni, portando lo strumento al suo meglio. E poi ovviamente ce lo fate sentire un attimo in sala da voi, così ci fate sentire anche qualcosina dei vostri brani. Nicolas, peraltro, fiducioso dei miei potenti mezzi, mi ha lasciato carta bianca totale. E a proposito di potenti mezzi, guardate che figata questo sito che permette di fare un design personalizzato, su cui sono certo molti di voi andranno a perdere un po' di mezz'ore creandosi la chitarra dei propri sogni.
Trovate il link in descrizione, è molto facile da usare. Dopo averci giocato un po' e tenendo a mente la versione originale della Stratocaster Bullet, ecco qua la mia proposta. Una strato dal piglio più moderno, un po' più cattivella, con single coil al manico e humbucker al ponte. Nicolas ha approvato, così possiamo iniziare ufficialmente le danze. Icaro, vuoi volare? Icaro! Bando alle ciance, inauguriamo il cantiere e passiamo un attimo in rassegna tutti i pezzi che hanno fatto arrivare gli Psycho Killer per questo restauro. Vi ricordo che trovate sul loro canale l'unboxing completo. Ecco qua la busta che mi hanno preparato. Passiamo il tutto all'appello. Il battipenna, uno degli aspetti più cruciali, perché avete già capito da qua quale sarà la configurazione di questa chitarra. Una delle mie configurazioni preferite in assoluto. Meccaniche, stile autobloccante, di quelle con la rotellina sul retro. Ho già avuto modo di provarle sulla Firebird e sono ottime, sono veramente credibili. Wiring, preassemblato, presaldato. Sì, questa volta mi riscopro un po' pigro, ma sono certo che questo sarà di sicuro interesse per molti alle prime armi. Pickup humbucker, curiosamente avvolto nella stagnola, non so come mai. Mi pare fosse un Alnico 5, se ben ricordo. Verrà incontro per dei bei crunch, dei bei assoli. Classico single coil al manico, vi ricordo che questa strato non prevederà il single coil intermedio. Pomelli anche questi neri cattivi per i potenziometri. Dovremmo avere più o meno tutto. Impressionante ogni volta che la vedo l'azione di questa chitarra. Prendiamo un attimo il righello. Ben 0,6 mm al dodicesimo tasto. Va bene quasi per fare slide, chitarra bottleneck con il cilindretto sul medio e vai via di slide. A parte gli scherzi, un'azione del genere è veramente terribile. Ti porta a breve a odiare lo strumento. È molto probabile che il manico sia imbarcato. Corde così alte fanno sospettare che anche un setup robusto non possa bastare. Motivo per cui abbiamo voluto ragionare più in grande. Ah caspita, mi stavo dimenticando il pezzo più importante. Un manico nuovo. Abbiamo preferito non rischiare con il manico imbarcato che c'era ora. Sarà una Stratocaster peperina, con questo manico probabilmente in acero, ma verniciato tutto nero satinato, molto carino alla vista. Questo sicuramente sono molto curioso di testarlo. Va bene, togliamo subito le corde. Ci hanno tenuto a specificare che non vengono cambiate da chissà quanto e infatti sono abbastanza luride. Fortunatamente da piccolo ho fatto l'antitetanica. Un giorno mi farò furbo e mi comprerò quel trapanino velocissimo con cui risparmiare un sacco di tempo. Senza farci troppe domande su questo manico imbarcato, facciamo che toglierlo subito. Ci renderà anche un pochino più agili con l'assemblaggio del body. Nessuna traccia di ossido, meno male. Il ponte è piuttosto ossidato, preferisco toglierlo e pulirlo il più possibile. Ecco, in questa maniera puliamo anche meglio il body. Dobbiamo anzitutto riassemblare quel povero derelitto del body. Un body peraltro molto vissuto, che mostra senza troppe remore i suoi 16 anni. Guardate in particolare quante sbeccature qua sul fondo. Questo è un tipo di relic che va rispettato. Un concentrato di inquietudine adolescenziale. Così sincero da quegli anni in cui ti scorni con il mondo intero da non pensare di coprirlo con una riverniciatura. E davanti al quale tutti quei relic fatti direttamente in fabbrica possono solo sucare. Rifacciamo tutta l'elettronica, ripassiamo all'appello, wiring, pickup humbucker, pickup single coil, poi attacchiamo tutto al battipenna e poi al body ovviamente. Come accennato, questa cosa del wiring preassemblato è una vera pacchia. Io per una decina di anni mi sono assemblato sempre da solo, a suon di saldature e bestemmie, i wiring. Ce ne sono di più semplici, in cui tutto scorre più liscio, ma anche situazioni molto incasinate, tipo i push-pull. Questa non era una delle circuitazioni più complicate. Se ci fate caso, è la tipica circuitazione di una Telecaster alla fine. Due pick-up, uno switch a tre vie, master volume, master tono, jack femmina. Se siete principianti e una delle prime volte che vi capita di fare queste cose, bene, passate assolutamente da questi preassemblati.
col wiring presaldato, sia chiaro, qualche saldatura va fatta lo stesso, ma sono molte meno, si parla di due saldature, anzi tre, i due pick up e la messa a terra. Me la sono sempre cavata con i wiring scaricabili da internet. C'è una sezione completissima sul sito di Seymour Duncan con un fottio di configurazioni diverse, ma ammetto il tempo è diventato parecchio tiranno negli ultimi tempi. Così invece una mezz'oretta e ho fatto tutto. Che pacchia, funziona già tutto. Ci avrò messo massimo 20 minuti più il tempo di allestire tutto e far scaldare il saldatore. Ora dobbiamo rimontare tutto nel battipenna. Questo adesivo c'era una piccola rogna. Toh, non hanno fatto il buco per il potenziometro del tono. Tocca farlo a me con un trapano. Se vedete che è troppo lungo il potenziometro, voi mettete una rondella di mezzo. Fatela arrivare in fondo così non sporge poi troppo il pomello. Così, quindi una sotto e una sopra. E sarà dell'altezza giusta. Pinza, fate occhio a non rigare il battipenna. Se avete una chiave inglese della misura giusta, meglio ancora. In questo caso abbiamo potuto mettere il tipo di pickup che volevamo, fate occhio che alcuni body hanno uno scasso molto più stretto e sono disegnati per tenere solo single coil. Su questi body più economici fanno una cavità bella grossa per ottimizzare la produzione. Ultima saldatura da fare, la messa a terra, questa ci evita i ronzii, è collegata al tiramolle presente dietro che a sua volta poi comunica col ponte. Quindi teniamo un po' da parte il battipenna, facciamo questa piccola saldatura, poi riavvitiamo tutto. In questo caso non combaceranno mai del tutto i buchi già presenti nel body per il battipenna, quindi alcune riusciremo a metterle così di default, per altre dovremo fare il buco col trapano, punta molto sottile in modo da far tenere il più possibile la vite dopo. Sistemato tutto il cablaggio, ora si tratta di passare al manico e qua sono piuttosto curioso perché è stata una vera occasione su AliExpress questo manico. Eccolo, un manico dall'impostazione moderna, tutto nero, radius abbastanza piatto, con tastiera in palissandro e con un tasto in più confronto a quello originario Squier. Come prima cosa gli mettiamo le nuove meccaniche. Vanno fissate così da dietro. Questi due forellini servono per farle aderire al meglio, per non spostarsi. Dobbiamo fare dei buchi che permetteranno di alloggiare quei due perni. Premiamo un po', quanto basta da lasciare un piccolo segnetto qua con cui agire col trapano. E così via con tutte le altre. Va che bellino, delle meccaniche belle solide, precise, che tornano molto utile nel mettere le corde da zero in quanto quella vite nel retro permette di bloccare la corda. Sistemate le meccaniche, un approccio simile dovremo avere per l'aggiunzione body manico. Faremo degli spunti per bucare nel punto giusto. La prima cosa che noto, a comprova della buona fattura del manico, è che le misure sono dannatamente azzeccate. Forse persino di più del manico originario Squier. Stessa cosa, iniziate a dare uno spunto di avvitata su tutte le viti per poi riprendere con calma una volta appoggiata al tavolo. E magari mettete dritto il logo, porca troia, ora devo toglierlo e rimetterlo di nuovo nel verso giusto. Cazzo. Ci siamo quasi, si tratta soltanto più di mettere il battipenna dritto, cosa che ho aspettato a fare vedendo la giunzione tra il manico e il body a che punto arrivava, oltre che il ponte. E ci siamo quasi. Ah già, aspetta, il ponte, senza quello non andiamo da nessuna parte. Quello abbiamo voluto mantenere l'originale, un classico tremolo a 6 viti, un po' vissuto, motivo per cui ho voluto smontarlo e dargli una bella pulita. Un ponte sicuramente economico, da cui non c'è minimamente da aspettarsi un uso smodato, e anzi saggio potrebbe persino essere tenerlo fisso. Per il resto continuerà a fare il suo dovere. Di una cosa ci eravamo totalmente dimenticati, dannazione, il jack plate. Ci siamo proprio dimenticati di prenderlo e allora vabbè dai, questo lo offre la casa. Ed è con grande piacere che oggi vi mostro, oltre ai miei traguardi col green screen, anche la Stratocaster riesumata usando solo pezzi da AliExpress.
che bellina che è diventata, una Stratocaster che si è tuffata negli anni 80 e lì si è riscoperta più procace, accattivante, con un caratterino col quale immagino non permetterà più a nessuno di lasciarla prendere polvere in qualche cantina. Eccoci, finalmente ci siamo, pronti per provarla. Ho dovuto tirare un po' di più le corde per farle assestare bene, ora l'accordo un'ultima volta e dovremmo esserci. Farò come consuetudine un sample per sentire un po' la voce di questi pick-up. Conclusione, ne valsa la pena? Beh, a mio avviso sì, decisamente. Complice il dollaro debole verso l'euro, siamo riusciti a mettere totalmente in piedi la Stratocaster, renderla suonabile, adatta sicuramente a un contesto da sala prove, e perché no, magari qualcosina in più talvolta. Mi ha sorpreso in particolar modo il manico, che reputo molto valido, per un prezzo veramente irrisorio. Nicolas aveva lasciato nella busta un foglio con tutto il riepilogo, i pezzi acquistati e i relativi costi. Facciamo una bella cosa, questo ve lo illustrerà lui nel canale dei Psycho Killer. Io invece vi do un feedback sulla qualità dei pezzi acquistati. Il manico è la vera rivelazione di questo restauro, soprattutto in rapporto al prezzo. Veramente ottimo, scorrevole, perfetto nelle misure, molto consigliato. Molto oneste le meccaniche autobloccanti, di fattura solida, molto scorrevoli, nessun problema, comodissime quando cambi le corde e che penso proprio garantiranno una buona accordatura. L'humbucker al ponte è un pick-up ruspante, ottimo per suoni distorti, meno per i puliti, ma questo è comune a tutti i pick-up al Nico 5. Suono medioso, quindi entro i canoni di questo tipo di pick-up, ma comunque abbastanza definito, promosso. Il pick-up al manico è onesto, più dichiaratamente improntato sulle alte frequenze, quindi un approccio più vintage. Infatti si sente un po' il divario tonale tra i due pick-up. Sicuramente gestisce meglio i puliti e comunque fa suo il tipico suono Stratocaster al manico, che è quello che conta. Il wiring ha delle saldature buone, switch abbastanza solido, mentre i potenziometri non fanno la benché minima resistenza al tatto, quindi sicuramente più economici e potrebbero ossidarsi un po' prima nel tempo. In ogni caso tutto fa il suo dovere e il volume sale in maniera piuttosto lineare. Battipenna, jack plate e manopole sono dei banalissimi stampi di plastica e metallo, privi di imperfezioni e quindi con nulla da dire. E chiunque vada a vedere la qualità su cose del genere pensando di ottenerla spendendo di più, è un filo borghese che si fa imbambolare facilmente. In realtà c'è una cosa che ahimè è insufficiente, e sono le corde prese da AliExpress. Ahimè erano le uniche che avevo in casa con una muta completa, quindi ho dovuto metterle queste. Sono delle corde abbastanza spente, molli anche a scalature un po' più spesse e con una risonanza che lascia a desiderare, quindi queste è meglio lasciar stare. Andiamo a portare la chitarra indietro al proprietario.
Boh, a me è piaciuta come è venuta, speriamo gli piaccia, ma secondo me è venuta onestissima per il budget. Spinaceto pensavo peggio, non è per niente male. Ma infatti, lo sai che ci stavo pensando, ciao! E anche per questa parte in cui mi hanno ospitato in sala prove da loro trovate il link qua sopra nella schedina all'angolo, oltre che nella descrizione del video. Andate a buttargli un occhio come proseguo di questo video. E anche questo restauro ce lo siamo portati a casa. Grazie per essere arrivato fino alla fine del video. Ti ricordo che, come tradizione, tra un po' di settimane farò lo spoiler su Instagram del prossimo restauro. Pertanto aggiungimi anche lì per rimanere aggiornato sui prossimi video. Doverosa una precisazione, rispondendo a molti che me ne hanno fatto richiesta. Questo lavoro su commissione va considerato come un caso isolato. Per ancora molto tempo non prenderò in carico lavori per altri a causa di totale mancanza di tempo. Infine un ultimo paio di cose da dirvi prima di salutarvi. Puoi supportare questo canale attraverso la mia pagina su buymeacoffee.com. Trovi il link in descrizione. Per l'equivalente di un crodino, o anche più di uno se sei preso bene, sarà un gesto molto gradito che contribuirà a far crescere il canale. E nel farlo, ritagliati nel commento qualsiasi idea, suggerimento per il canale, esprimendo la tua rubrica preferita o un video che vorresti vedere in futuro. Nel mentre, nella lista che segue, un grazie di cuore a chi ha contribuito finora. Infine, per gli affezionati, vatti a riprendere la mia intervista se non l'hai vista nel canale YouTube di Claudio Dosa, anche questo link in descrizione. Per oggi è tutto, a presto!